Non è stato semplice per il Matese vincere un match dopo un brutto incidente verificatosi in campo al 22esimo, ma andiamo per ordine. Nei primissimi secondi di gioco la Vastese parte in attacco con Monza, ma la conclusione è alta sulla traversa. Al decimo Ricci si trova tu per tu con Di Rienzo, ma non inquadra lo specchio della porta. Ci riprova la Vastese con Agnello, ma del giudice esce a presa sicura. Corre il 21esimo, il calcio da fermo di Langellotti a pescare la testa di Eluazni. Potrebbe essere un'occasione ghiotta, ma l'azione si conclude con un nulla di fatto. Pochi secondi dopo l'imprevisto. Tretola, il numero 4 del Matese, classe 2003, si accascia a terra e perde conoscenza. Il gioco viene sospeso per permettere l'ingresso dei sanitari che portano via il giovane calciatore dal campo. Intanto il signor Fabio Cevinini della sezione di Siena fa rientrare tutti negli spogliatoi prima di riprendere il gioco. Dopo 17 minuti circa dall'evento, le due squadre sono di nuovo in campo e a sostituire Tretola c'è Scacco. Entrambe le squadre sono segnate psicologicamente, ma the show must go on. Ci riprova subito la Vastese, ma la conclusione di Montesi viene abilmente murata da Congiu che mette in angolo. Risponde il Matese, ricamato strappa la palla all'avversario, è preciso il passaggio per Ricci, ma il tiro è troppo alto. Si riparte con il secondo tempo, Riccio allunga per Langellotti che di tacco passa a Eluzzani, la palla sfiora il palo. Al 15esimo l'azione parte dalla bandierina, Agnello di testa buca la rete alle spalle di Del Giudice, ma il direttore di gara fischia un fallo in attacco in aria e annulla il gol per la Vastese. Al 26esimo viene invece annullato il gol al Matese per fuorigioco. Ricamato crossa in aria per Eluazzini, che va in rete, ma l'arbitro fischia il fuorigioco. Esplosione dei tifosi casalinghi al Ferrante al 38esimo. È Fabiano questa volta ad allungare per il capitano Eluazzani, che col destro insacca all'angolino basso. Matese 1, Vastese 0. La partita si chiude con l'ultimo tentativo della Vastese. Lancio lungo di Altobelli, sfiora di testa Martiniello. La palla arriva sui piedi di Scafetta che butta fuori. Un match molto molto equilibrato, forse il Matese ha fatto quel pochino in più nel secondo tempo. Ma sì, forse avvantaggiati anche dal vento contrario, sono stati bravi a calciare sempre lungo e qualche volta metterci in difficoltà, però fino a quel momento, insomma, del gol ci avevano creato poco. Sì, hanno sviluppato a centrocampo qualche manovra in più, però poi diciamo che noi siamo ripartiti bene e c'era anche qualche possibilità di sfruttare meglio quello che si proponeva in campo. Malore del ragazzo avversario psicologicamente ha colpito anche i suoi. Ma tutti quanti, innanzitutto abbiamo a che fare con un ragazzo, anche se non fosse stato un ragazzo, fosse stata una persona più matura, quindi un trentenne, ci avrebbe colpito, perché insomma queste cose speriamo che il ragazzo ne esca bene e ora ci saranno gli accertamenti, però già era rinvenuto in campo e questo ci ha un po' tranquillizzato, però quando succedono queste cose abbiamo lasciato ampia scelta a chi ha queste mansioni di decidere per decidere per il meglio, quindi noi non siamo affatto intervenuti, quello che ci ha detto l'arbitro poi abbiamo rifatto, ma sono veramente episodi molto spiacevoli perché sono situazioni in cui noi siamo poi padri e quindi ogni figlio potrebbe stare in campo, abbiamo giocato e quindi anche a noi poteva capitare, vedere queste cose fanno accapponare la pelle e nello stesso tempo ci preoccupano tanto. Sicuramente è accaduto qualcosa che diciamo faccio fatica anche a descrivere la situazione perché è stato molto, molto brutto per tutti. L'importante è che adesso comunque Pompeo stia bene, abbiamo sentito i genitori e ci hanno rassicurato che si sta riprendendo e sicuramente forse ci ha dato anche un po' la spinta poi quando siamo rientrati in campo per dare qualcosa in più che serviva sicuramente oggi contro una buonissima squadra che era la Vastese. E ci siamo riusciti e gliela dedichiamo sicuramente a lui questa vittoria, sperando che ritorni il più presto possibile qui a campo.